parte nel segno della velocità la stagione veneta indoor allo stadio Colbacchini di Padova. Nel pomeriggio di sabato 12 gennaio per alcuni atleti arrivano già tempi interessanti, per altri invece si tratta solo di un test in una fase di carico di inizio stagione. È stato un primo test per gli atleti dopo la prima parte della preparazione. Chiaramente non sono ancora al top perché il loro obiettivo sono per quasi tutti i campionati italiani che si svolgeranno l'ultima settimana di febbraio, e quindi oggi appunto è stato un test. Le prossime gare serviranno anche per conseguire i minimi, anche se alcuni già oggi si sono molto avvicinati. Due che alla prima apparizione sono già partiti forte sono Damiano Dalla Motta di Atletica Vicentina ed Edoardo Zagnoni di Assindustria Sport Padova. Il padovano vince la finale, ma il miglior tempo è quello di Dalla Motta, ex calciatore ed ora ai vertici nell'atletica. In batteria ha fermato il cronometro a 8.41. 8.41 in batteria e 8.48 mi pare in finale. Non benissimo in finale, ma mi interessava fare il minimo per gli italiani assoluti e era il mio obiettivo, che per fortuna ce l'ho fatta, insomma. Da 3 anni faccio atletica, sebbene abbia quasi 28 anni, quindi molto soddisfatto. 8.52 in batteria, 47 in finale. Come prima uscita nel metro e 6 va anche bene, è la prima gara assoluta che faccio e speriamo di fare bene gli italiani. Sono molto contento anche perché l'anno scorso ho finito la categoria junior, quest'anno ho cominciato gli assoluti, le promesse in realtà, quindi anche le gare assolute, la reputo una buona prestazione comunque sia a livello di tempo che di tecnica. Assieme a loro, sempre negli ostacoli, si rivede la padovana Lisa Guidolin. Dopo un anno di stop causa studi universitari, torna in pista e fa suo il pomeriggio degli ostacoli con un 9.46 siglato in batteria ed un 9.49 in finale. Ho fatto i 60 ostacoli, era da un annetto che non gareggiavo, quindi era la prima gara dopo tanto, e dai, 9.46 in batteria e 9.49 in finale, dai, posso essere soddisfatta. Gli ostacoli comunque è una disciplina che mi piace. Facevo le multiple, ora per fare le multiple ci vuole un po' più di tempo, sono passata agli ostacoli, insomma. Nei 60 ad ostacoli juniores è l'atletica Nevi a piazzare un proprio atleta. Si tratta di Alessandro Cecchin, che abbandonate le multiple non ha ancora deciso su cosa si concentrerà. Per il momento punta a migliorarsi in ogni specialità, poi si vedrà. Niente male, ho fatto anche personale sia sui 60 che sugli ostacoli. Siamo anche riusciti a entrare in finali, per cui non è andata discretamente. Dai. Non mi concentro più sulle multi per vedere un po' sui salti e il resto come andrà. Punto più che altro a fare il mio personale su varie specialità, soprattutto sull'alto, sul lungo o anche sugli ostacoli. Nei 60 piani, al femminile, a registrare il miglior tempo è la promessa trevigiana Martina Lorenzetto, che chiude con 7.84. Il non ancora ventenne Alessandro Pino è invece il più veloce di tutti nei 60 maschile. Per lui la soddisfazione di aver iniziato con il piede giusto la stagione, anche se gli obiettivi che si pone sono ben più elevati. Sicuramente gli europei Under 23 che si terranno in Finlandia sono sicuramente un obiettivo, anche se essendo al primo anno di categoria promesse è un obiettivo molto difficile, però bisogna provarci e lavorare duro. Da segnalare una Silvia Zuin in netto recupero, che però si è limitata a correre in batteria, e l'apparizione di Michael Tumi. Per il velocista vicentino solo un allenamento e 4 chiacchiere fra amici in vista di una stagione dai grandi obiettivi. Soprattutto gli europei, ovviamente, cercare di confermare il titolo italiano assoluto sui 60 piani e andare agli europei a dire la mia, ovviamente.